il vincitore della sesta edizione di MasterChef Italia è... Per dirla alla sua maniera, 18.0, Valerio Braschi vince MasterChef 6 e batte Cristina e Gloria. Durante la combattutissima finale a 3 andata in onda il 9 marzo su Sky, il 19enne di Sant'Arcangelo di Romagna ha stupito i giudici presentando loro la spuma di plankton, i ravioli con salsa udon gellificata e il black cod in olio cottura, e si è meritatamente guadagnato il titolo della competizione culinaria, 100.000 euro in gettoni d'oro e il primo libro di ricette. Lo studente ha vendicato il suo grande amico Michele Ghedini non solo vincendo MasterChef, ma inserendo all'interno del menù degustazione anche alcuni elementi caratteristici della cucina del 21enne, dando così un tocco orientaleggiante alle sue pietanze. Un vero e proprio omaggio quello che Valerio ha fatto a Michele Ghedini e che lo ha catapultato immediatamente nelle tendenze di Twitter, facendo scatenare le fan del concorrente eliminato qualche settimana fa. Non appena Carlo Cracco ha proclamato Valerio vincitore di MasterChef, le telecamere hanno inquadrato Michele con gli occhi lucidi ed è stato un momento davvero emozionante. Ma Michele Ghedini in tendenza, senza nemmeno essere arrivato in finale, "Io lo amo troppo", ha confessato giubilante una spettatrice. E qualcuno sogna uno scenario del genere. Immaginate, 100.000 euro di gettoni d'oro per Valerione e il compare Michele, da spendere in seratone con milf e fiumi di champagne. Dai! Sono sempre creduto! Sono tanto inizio di master. Si può!